devo cambiare intro, ragazzi, perché uno, mi partono gli occhiali, due, i miei capelli sembrano appena usciti dalla galleria del vento ogni volta che faccio l'intro. Ciao a tutte le patate sospettose che stanno guardando questo video. Finalmente è un video dove mi si vede in faccia dopo 5.000 anni. Ce l'ho fatta! Era da 30 anni che volevo fare questo video, ma non ho mai avuto il tempo e la voglia. Ultimamente non avevo voglia di girare video e sarebbero, secondo me, venuti veramente di merda. Quindi ve ne beccate uno oggi, perché oggi ho voglia di fare un video. Quindi incominciamo subito. Oggi vi voglio mostrare che cosa c'è solitamente all'interno della mia borsa cosplay, ovvero la borsa che di solito porto con me alle fiere del fumetto. Dal video non si capisce, ma è veramente pesantina la mia borsa. Ho sempre delle borse che pesano 30 quintali, sembrano sempre piene di mattoni all'interno, ma in realtà c'è della roba utile. La maggior parte della roba qui dentro è utile, credo. Bando alle ciance, partiamo con il video. Allonzi! Prima di farvi vedere che cosa c'è dentro la borsa, vi faccio vedere cosa c'è fuori. Allora, l'ho un po' personalizzata, l'ho decorata principalmente con roba di Yuri on Ice, strano. Qua ci sono dei portachiavi con Victor e il bimbo bellissimo che è Yuri. Qui davanti invece abbiamo My Melody, un altro portachiavi di Yuri on Ice con Agape Yuri. Io l'ho attaccato qua perché non sapevo dove metterlo, però sinceramente ho paura che uno si spacchi, due si sporchi, e quindi non so se alla fine lo terrò qui. Poi qui fuori abbiamo un documenti porta tessere, che solitamente io uso per metterci all'interno il biglietto quando sono all'interno della fiera, cioè quando ho già il biglietto o se l'ho preso online me lo accartoccio qui dentro, in questo modo non lo perdo e ce l'ho sempre a portata di mano. Partiamo dalla taschina più esterna. Questa è una tasca aperta, quindi conviene metterci cose non di valore, perché appunto è aperta e chiunque potrebbe metterci la mano dentro e rubarvi le vostre cose. Quindi io ci metto i fazzoletti, che sono sempre utili, oh mio Dio. Tra i fazzoletti in questa taschina ci tengo i biglietti da visita, che possono sembrare una cagata, ma in realtà sono molto molto utili, a parte per chi ha uno shop, tipo io vendo le mie cosine su Suspicious Potato Shop, che vi lascio qui sotto la pagina Instagram di dove appunto vendo le cosine che creo. E però è molto utile soprattutto per i cosplayer, perché durante una fiera quante volte vi sarà capitato di ricevere foto da fotografi sconosciuti e voi dopo alla fine della fiera andate a cercare disperatamente la vostra foto, oppure non vi siete scordati il nome della persona che vi ha fatto la foto, o lei ha perso il vostro numero, comunque casini. E con questi biglietti da visita invece le cose si fanno più semplici, potete lasciare il vostro bigliettino o, come avviene di solito con dei fotografi professionisti, ve lo lasciano loro il bigliettino. In ogni caso, se il fotografo è sprovvisto di biglietto da visita, voi potete lasciargli il vostro biglietto con tutte le informazioni, ovviamente, quindi la mail per spedirvi tutte le foto in HD e tutti i vostri social. In questo modo vi potrà taggare nel caso in cui pubblicherà le vostre foto, oppure potrete salvarla voi la foto e ricaricarla dove cavolo volete. Ovviamente con me porto sempre il telefono e tutti gli accessori annessi e connessi, il power bank che mi salva la vita, e questo power bank è fantastico perché mi fa più o meno 6 ricariche complete del telefono, e quindi la sera prima della fiera lo ricarico per bene e me lo porto sempre con me. Il cavo per caricare la batteria è lungo 25.000 metri, ma comunque è molto comodo questo cavo, che è lungo un metro e mezzo, non lo so. L'ho preso su Amazon ed è di quelli super resistenti, ed è molto comodo lungo perché appunto, avendo magari il telefono in carica, con un filo decisamente lungo posso comunque avere sempre il telefono in mano o metterlo, se il cosplay me lo permette, il telefono nella tasca. E quindi niente, questo cavo è la vita. Il selfie stick. Questo selfie stick l'ho preso quest'anno e lo adoro. Infatti questo, oltre ad essere un selfie stick, sarà usato anche come scettro di Sailor Moon quando porterò Sailor Moon. E niente, così ho due cose insieme e non dovrò portare altre cose nella borsa, grazie al cielo. È una cosa questa che effettivamente non è indispensabile, però ci vengono delle foto veramente carine, soprattutto se si è in gruppo, quindi io tengo a portarlo sempre. Nella tasca centrale, quindi quella con il maggior numero di robe, abbiamo la bottiglietta dell'acqua, che
è vuota, ma solitamente dovrebbe essere piena. Il porta occhiali con occhiali dentro, perché appunto solitamente io mi metto le lenti a contatto, ma in caso di problemi gravissimi del tipo mio Dio mi sta esplodendo l'occhio, non so come fare, almeno ho con me gli occhiali di scorta e me li posso mettere senza dover girare in fiera come se fossi una talpa e senza vedere più nulla. Altra cosa importante, il vostro portafoglio con i soldi. Io tendo a portare un portafoglio molto piccolino con me, perché appunto ho già la borsa piena, se poi mi porto anche il portafoglio grande come 30 case diventa un po' scomoda la cosa. Le cuffiette, che come al solito sono aggrovigliate come se non ci fossero domani, che servono più che altro per il viaggio, per l'andata e per il ritorno, se c'è da prendere il treno per raggiungere la fiera, se c'è un viaggio in macchina particolarmente lungo, almeno non mi rompo le palle e posso ascoltarmi la musica dal telefono. Il deodorante, perché per una fiera lunga il deodorante è necessario. Oggetti di scena, perché se avete un cosplay che necessita di un oggetto come può essere un coltello, una pistola, uno scettro, un qualsiasi cosa che dovete tenere in mano, dopo un po' vi rompete le palle di avere questo oggetto in mano. Quindi se dovete mangiare, se li tirate fuori solo per una foto e via, vi conviene tenerveli in borsa. E questo è un oggetto che ho preso a caso tra i 3000 che potrei avere per un cosplay, quindi un piccolo spazio per un extra è sempre meglio avercelo in borsa. Solitamente prendo con me la GoPro, che però non ho qui al momento perché non è mia, ma è del mio ragazzo che gentilmente mi presta ogni volta che vado in fiera, quindi contate anche quella. Poi abbiamo questo. Allora, qui dentro abbiamo tutto, tutto quello che può salvare la vita a un cosplayer. Abbiamo forcine, che qua ce ne sono poche, perché in teoria io ne ho di più e queste sono tutte nere, non so perché. Comunque abbiamo le forcine, il Polydent, signori, perché se fate un vampiro e avete bisogno di canini, e all'interno di questa borsina tengo anche il portacanini e con i canini è dentro, perché ovviamente adesso non li ho indosso, ma queste due cose, ovvero portacanini e Polydent, vi salveranno la vita se avete un personaggio con dei canini. Che poi il portacanini sembra una cagata, ma in realtà serve. Cioè, io ho buttato i miei canini nel pattume, ma questa è un'altra storia. Non starò a tirare fuori tutta la roba, ma qui dentro di solito metto appunto rossetto, se ce n'è bisogno, se il mio cosplay ha un rossetto, correttori, terre, cipria, pennelli, c'è di tutto. Il necessario per aiutare la vostra faccia a non cadere durante la giornata. Poi, ultimo, ma non ultimo, perché non è l'ultima cosa effettivamente, abbiamo la mia preziosissima Instax. La sto portando ovunque ultimamente, sono un bel po' di fiere che la prendo con me e riscontra sempre un grande successo. E niente, io piena di pelucchi, perché adoro fare le foto con la Instax per portarmi a casa un ricordino un po' diverso da una foto che può essere fatta col telefono. È fisica, viene fuori e c'hai in mano, hai la tua fotina e niente, la trovo veramente una cosa molto molto dolce e carina. Ultima cosa, ma non meno importante, il cibo. Il cibo è importante da portarsi dietro, sia per la vostra salute, sia perché probabilmente nel momento in cui vi verrà fame ed è proprio il giorno in cui non avete preso niente con voi, nessun panino, nessun nulla, ci sarà una fila lunga 300 km con davanti persone lente che non sanno che cosa vogliono fare della loro vita e non sanno che cosa mangiare, quindi voi aspetterete, aspetterete e alla fine vi conviene andare a cena a casa vostra piuttosto che aspettare 20 anni di mangiare. Io finisco sempre per mangiare il ramen alla fine, ma solo perché c'è la possibilità di prenderlo e mangiarlo subito, perché se vedo che c'è fila mi mangio il mio panino e ciao miau. Queste sono le cose che solitamente porto con me. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate qui sotto un commento e ditemi se anche voi portate così tanta roba con me, oppure se portate qualcosa di diverso, se le vostre borse pesano 30 quintali come le mie. Per sostenere il canale lasciate un bel mi piace e iscrivetevi se non l'avete ancora già fatto, entrerete così a far parte dell'armata delle patate sospettose. Un saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ma dovrebbe illuminarsi, non va?